family. Presidente, io ho fatto così una cosa veloce, non mi voglio ripetere, gli interventi sono stati praticati, importanti, tantissimi, poi si sa, stasera convergiamo su questa direttiva che appunto è comune. Però voglio dire questo, per stare diciamo più volte dentro e dimostrarlo, che anche per fattore comune salute e ambiente sono diritti imprescindibili, ineguagliabili. È ovvio, tornando al problema dell'ex BT, che dopo 12 anni di silenzio il problema ambientale, etico e sociale è prettamente politico. Comunque ho delineato qui a mano velocemente dei punti per non annoiarvi e per non perdere tempo perché la serata è lunga. Noi siamo per la tutela della salute, la quale passa innanzitutto, come sappiamo, dalla salubrità dell'aria, dell'ambiente, quindi siamo per la tutela della salute senza se, senza ma. Noi siamo per la collaborazione con i cittadini, con le associazioni che operano nel territorio a favore dell'ambiente e della salute, non potrebbe essere diversamente. E quindi siamo per una sinergia continua, concreta, con tutte le forze attive e propositive, senza parlare giustamente né di colori politici né di schieramento. Qua siamo tutti sulla stessa barca, cara signora Puntillo. Auspichiamo dunque come gruppo una mobilitazione generale dell'intera comunità. È stato detto poc'anzi, il popolo sidernese forse in questi ultimi anni si è assopito, o forse paradossalmente si sveglia per questioni meno importanti, oserei dire. Quindi proteste, scioperi, serrate, manifestazioni anche se necessario, ma tutti, e non come diceva prima il signore Ieracci, armati e partiti. Quindi tutti insieme, tutti i sidernesi che comincino davvero a prendere coscienza della situazione attuale. Auspichiamo iniziative continue e concrete di tutta l'amministrazione, delle varie forze ambientali, per gridare come si faceva 20 anni fa, come faceva il Comitato dei Pantanizzi, e quindi per partire una mobilitazione, grazie alla quale volevo ricordare anche, proprio per questo motivo, per la mobilitazione generale, coesa e forte, anche per questo il governo si è adoperato per la bonifica della terra dei fuochi. Auspichiamo innanzitutto che venga attuato o completato, perché so che è una fase di preparazione, il registro tumori della provincia di Reggio Calabria, perché sappiamo tutti che tanti casi di morte per tumore non viene registrata come tale. Quindi già mancano dei dati oggettivi che possano essere di valido aiuto in questo esame e in questa disamina che stiamo affrontando questa sera. Ringraziamo i cittadini dell'Osservatorio Ambientale, del Comitato di Pantanizzi, che si stanno prodigando in tutti i sensi e in tutti i modi. E auspichiamo davvero che ci possa essere una collaborazione serena, tra virgolette, e lo dico tra virgolette, pacifica, proficua, perché siamo tutti sulla stessa barca, lo ribadisco, e siamo qui per questo. Ci adopereremo per la bonifica dell'ex BT. E siamo anche, perché la SICA, anche se non stiamo adattando questo argomento, ma intervengo ora e non intervengo più, perché la SICA venga sottoposta a tutte le verifiche di legge, so che poi ne verranno fuori situazioni. Quindi vogliamo, come diceva il signor Ieracci, che davvero, senza retorica, senza falso sentimento, lo sappiamo, lo sentiamo tutti questa sera in questa sala, che Siderno davvero ritrovi il senso di appartenenza per noi, per i nostri figli, per il nostro futuro, e torni davvero ad avere la dignità che le spetta e che purtroppo è stato detto, e ci dispiace, mi commuove, abbiamo perso. Grazie. Grazie.